Buongiorno e benvenuti in questo video di YouTube in cui vi farò vedere che cosa aspettarvi dallo sviluppo motore di un bambino di 4 mesi. La piccola Ginevra ovviamente ha 4 mesi e pochi giorni e l'ho vista per la prima volta quando aveva 10 giorni di vita per un controllo e per la parte di sviluppo motorio e posturale. Dopo aver iniziato il percorso from zero to hero quando aveva 10 giorni con tutta la parte tamitana al petto, sul fasciatoio e poi sul tappetone, eccoci qua nelle visite di controllo, qua siamo al quarto mese. Guardate ora in primis come abbia già raggiunto il rotolamento da supino a crono, che è una delle tappe motorie più, ovviamente, più evidenti a livello visivo. Ok, eccoci qua. Posizioniamo il gioco lateralmente e guardate come autonomamente la bimba riesca già perfettamente a rotolare su se stessa col busto, arrivare a 90 gradi e di conseguenza finire la parte di rotazione completa. Come entra in gioco la parte di arto inferiore nel movimento da supino a crono e di conseguenza poi palalai. Tutto il movimento e la coordinazione anche in posizione prona a livello delle mani. Avvicinandoci un pochettino con la camera possiamo vedere tranquillamente anche come la parte di braccia sorregga pienamente la bimba. Ancora Ginevra si tiene perfettamente sui gomiti, non è ancora passato ovviamente al posizionamento sulle braccia, quello arriverà nei 2 mesi successivi in cui il miglioramento del tamitai farà sì che il bimbo da questa posizione passi completamente in questa posizione e poi lo prepari per le tappe successive come la parte di strisciamento. Questo è l'ultimo, spicciola, perfetto. Nel mentre guardate come si sorregge pienamente quella testolina, riesca a guardare perfettamente in avanti senza che le caschi, ma la sorregge pienamente. Riesce in posizione prona a raggiungere un oggetto, portarselo alla bocca e rimanerci senza problemi in questa posizione. A quest'età un bambino ci potrebbe rimanere, diciamo, meglio, mi aspetto che ci possa rimanere 15-17 minuti senza problemi per 5-6 volte al giorno. La posizione prona deve essere diventata, come dire, la sua posizione preferita. Infatti se io la rotolo in posizione supina, guardate, tempo, hop, tempo 2 secondi, si rigira in posizione prona. La piccola Ginevra è veramente un portento. In questo periodo si potrebbe poi anche iniziare ad evidenziare quello che è il riflesso di Landau, cioè il bambino in posizione prona inizia a sollevare le braccia e le gambette e fa la continua parte di paracadutista. È completamente normale ed è una cosa che ci possiamo aspettare dal bambino di questa età, anzi, soprattutto in bambini con un buon sviluppo motore, quando si sorreggono bene, parte proprio la parte di paracadutista. Per facilitare la parte di rotolamento da prono a supino possiamo bloccare noi stessi il braccio e quando il bambino è stanco, vedete che dopo 15-17 minuti non ce la fa più, facilitare il ritorno in posizione supina. Ovvio, questa posizione ormai lei preferisce solo la posizione prona, ma qualora la vediate particolarmente stanca potete provare a facilitarla. Stessa cosa vale per la posizione da il rotolamento da supino a prono, che invece è molto più significativo di un corretto sviluppo motorio, perché lei è stata bella veloce nel raggiungerlo, che già 4 mesi lo fa perfettamente, ma la maggior parte dei bambini prende un secondo il... Oh. Hai ragione, un secondo, cambiamo gioco. Ma la maggior parte dei bambini il rotolamento lo raggiunge intorno dai 4 ai 5 mesi e mezzo, quindi quando ha raggiunto un buon tono a livello del tronco, delle braccia, dell'addome, delle gambette, il bambino impara a rotolare. Ve lo faccio vedere un'altra volta prima che si stanchi completamente. Guardate come gambette, busto, addome, braccia. Ok, questo lavoro è molto complesso, non diamolo per scontato, e serve un ottimo tono motore e un'ottima coordinazione. Possiamo facilitare il rotolamento come vedete nel corso del Promosivo Giro e continuare con la parte di tummy time e interazione del bambino. Negli prossimi step ci aspetteremo che la bimba inizialmente riesca e impari a ruotare su se stessa con la parte di pivoting, per poi iniziare ad avere una coordinazione e una consapevolezza degli arti inferiori che gli permetta nell'arco successivo dai 6 ai 7 mesi e mezzo di imparare a muoversi, a strisciare, a provare ad andare in avanti. E anche lì ci sono dei trucchetti, dei piccoli accorgimenti per facilitare molto meglio questa parte di strisciamento, ma li trovate nel corso stesso con Zero to Hero sul mio sito web che vi lascio in descrizione. Per oggi è tutto, grazie mille per essere rimasti con noi e ci vediamo nel prossimo video.